Buon salve a tutti quanti ragazzi, io sono DualTube Channel e l'altra sera, mentre passavo una rilassante serata a base di musica in sottofondo e pittura di miniature, ho fatto un po' caso al modello che avevo in mano e mi sono posto alcuni interrogativi da cui poi è nato questo video. A cosa serve un Necron Psicomante? Che è appunto il modello che stavo dipingendo in quel momento. Che cos'è un Cryptek? Qual è quello più forte e perché? Per chi mi conosce tramite Magic sa già quanto mi piaccia fare le classifiche e per chi invece mi sta conoscendo solo adesso, di recente, grazie a Warhammer, beh, mi piace fare le classifiche. Chiarito questo, rispondiamo alle mie domande e mettiamo un paio di regole a quanto vi sto per narrare, così che patti chiari e amicizia lunga ci capiamo. Regola numero A. Data la natura variabile del gioco, legga-si come il cambiamento delle edizioni e le diverse cose che i vari eserciti e le varie fazioni fanno, questo video in un futuro purtroppo anche molto prossimo, devo dirlo c'è questo rischio, potrebbe non essere più valido. Nuove Balance Translate, zone di guerra, decima edizione, supplementi al Codex per i Cryptek, agenti dinastici, Necron in generale o altro ancora possono variare e o stravolgere purtroppo quanto sto per dirvi. Regola numero B. Sono nel gioco da un paio d'anni, solamente per il momento, beh, ci gioco un po' per migliorare, un po' per imparare, ma soprattutto ci gioco. Quindi la mia conoscenza è ancora un pochettino limitata per quanto riguarda esperienza e stili di gioco. Detto questo, iniziamo. Che cos'è un Cryptek? Codex Necron alla mano, in parte visir di corte, in parte provetti ingegneri e in parte alchimisti cosmici. I Cryptek esercitano grande influenza nella società dei Necron, possiedono una conoscenza delle leggi dell'universo così profonda ed estesa che le loro capacità agli occhi delle razze inferiori sembrano magia. Insomma, un Cryptek è uno scienziato Necron che, visto il contesto fantasy del gioco, potremmo anche definire come un alchimista o un mago scienziato. I Cryptek non si dedicano a un'unica disciplina, ma ognuno intraprende lo studio ossessivo del particolare campo della scienza arcana che più lo affascina. È frequente che un Cryptek scelga il campo di specializzazione che a suo parere lo renderà il membro più potente della sua corte regale, garantendogli un'indiscussa autorità su rivali e nobili signori. Per rispondere quindi alle mie altre due domande che mi sono posto, ho realizzato questa mia piccola e personale classifica. In Warhammer i ruoli dei Cryptek sono quattro: plasmomanti o plasmanti, cronomanti, tecnomanti e psicomanti, come il modello che stavo costruendo. Inoltre, alcuni personaggi con nome della fazione ricoprono questo ruolo, portando sul campo migliorie ma anche svantaggi che poi andremo a vedere. Prima di iniziare, però, va chiarito che ogni Cryptek possiede, ovviamente, le keyword Cryptek, appunto, ovviamente, fanteria e personaggio. Inoltre, tutti i modelli possiedono l'abilità metallo vivente ed agente dinastico. Al quarto e ultimo posto della mia personalissima classifica ho purtroppo messo lo psicomante. E dico purtroppo perché lo faccio a malincuore, un po' perché è l'unità con cui ho introdotto questo video, e un po' perché, nonostante tutto, è un'unità che io reputo molto interessante. Ignorando i vari profili delle armi, che comunque sono buoni, essendo armi d'assalto, mi sono concentrato molto di più su quelle che sono le abilità dei vari Cryptek. Io personalmente non sono un gran fan delle abilità che tolgono disciplina alle unità nemiche o che comunque interagiscono con la fase di morale, perché ci sono un sacco di stratagemmi o di abilità che ci permettono di ignorare completamente i vari modificatori e, beh, skippare quasi del tutto come importanza la fase di morale. Ok, però l'abilità Araldo di Disperazione la trovo molto carina e versatile per le più scelte che ha a disposizione. È sinergica poi col sudario dell'incubo, ma purtroppo non sempre rilevante. Spiego. L'abilità dello psicomante che va a influire sulle capacità dei nemici di fare cose, di per sé è utile, io la trovo molto utile, ed essendo questo personaggio di supporto, potremmo dire che il suo, cioè supportare, lo fa. Il problema è che fa solo questa cosa, che è una cosa che vorrei fare, sì, ma solo contro determinati eserciti e probabilmente anche solo in determinate situazioni. Volendo fare un esempio con i vari giochi di carte, questa secondo me sarebbe quel genere di carta che io includerei agilmente nel mio mazzo.
ma di side, ossia non nel mazzo principale, ma è una carta che terrei a parte e che posso aggiungere in un match successivo per migliorare determinati matchup. Volendo renderlo un po' più appetitoso, possiamo donargli il suo personalissimo Cryptic Arcana, Lata Vindicator, che gli conferisce il potere di tirare di 3 mortale alla fine della fase di movimento. Purtroppo per me questo è sicuramente una miglioria, ma non è ancora abbastanza. Al terzo posto ci metto il Plasmante. Anche qui lo vediamo armato di una staffa che funge sia in mischia che come arma d'assalto, che è molto utile perché essendo appunto personaggio di supporto, questo gli consente di avanzare e sparare. Certo, abbiamo meno uno a sparare, faremo 3 colpi messi in croce, però quella volta che ci va di lusso e togliamo 1 o 2 ferite a un'unità nemica, è pur sempre un qualcosa di guadagnato. Le abilità di questo modello sono sicuramente più utili in un'eventuale partita perché hanno un impatto molto più evidente sul campo da gioco rispetto a quelle che sono le abilità dello psicomante. Alla fine del movimento, grazie all'abilità Araldo della Distruzione, posso infliggere fino a 3 ferite mortali ad un'unità nemica. Nella fase di combattimento, invece, grazie a Fulmine Vivente, tirando un D6 per ogni unità nemica entro 6 pollici dallo plasmante, posso generare ulteriore ferite mortali. Probabilmente quel genere di abilità che faremo tipo una sola volta, perché poi ce lo scassano in mischia anche con una certa velocità non poco indifferente, però potenzialmente sono dalle 3 alle 5, forse addirittura anche 6 ferite mortali che potremmo tirare in giro. Ed è importante perché spesso e molto volentieri alcuni eserciti le ferite mortali le sentono proprio tanto. La differenza tra quello che questo modello può fare in campo rispetto a quello che fa lo psicomante direi che è piuttosto evidente. Il suo personale Cryptic Arcana, il Globo Quantum, gli dà il potere di lanciare un attacco orbitale una volta a partita. In altri codex questa cosa costerebbe 3 punti comando, qui invece solo 15 punti. Al secondo posto abbiamo il Cronomante. E qui, signori, qui si inizia decisamente ad avere molto più succo e molta più carne al forno. Parliamo delle armi, perché qui è un discorso che va fatto. Dobbiamo affrontare il discorso armi. Da un lato abbiamo un loadout base, tra virgolette, con un'arma d'assalto che fa 3 colpi con AP-2, per i quali non possono essere lanciati tiri invulnerabile. Molto importante. Idem per quanto riguarda il profilo da mischia. Forse anche più importante. Dall'altra parte, però, per 10 punti extra, abbiamo una più che decente arma da mischia, anche se a forza 4, più un unico colpo d'arma d'assalto, però a forza 8, AP-3, di 3 più 3 danni, quindi minimo 4 danni. Contando che esiste uno stratagemma che permette a un singolo modello di ferire automaticamente, ora l'arma che toglie invulnerabile ha sicuramente il suo fascino, ma anche la possibilità di tirare questo super mega danno, insomma, è quel genere di scelta da fare e mi piacerebbe sentire la vostra opinione a riguardo. Parliamo ora delle sue abilità. Tra tutti i Cryptek, il Cronomante è l'unico ad avere un tiro invulnerabilità a disposizione e grazie all'abilità Cronometro può dare un reroll delle cariche ad un'unità scelta in fase di comando, ma soprattutto dargli invulnerabile al 5 fino al prossimo turno. Potremmo dire che il rapporto tra Necron e tiri invulnerabilità è un po' altalenante e questa cosa, contando il fatto che possiamo scegliere un'unità diversa in ogni fase di comando, sicuramente aiuta a riportare un certo equilibrio. Il Cryptic Arcana del Cronomante gli consente di selezionare un'unità nemica entro 18 pollici e dimezzargli i tiri per avanzare e caricare. Personalmente lo trovo un Cryptic Arcana poco utile per me perché spesso gioco in campi ridotti, visto che giochiamo spesso e volentieri a 1000 punti. Quindi dove anche un movimento normale più una carica media mi permette all'avversario di arrivarmi comunque in carica e farmi danni lo stesso. Ma probabilmente diventa molto più sensato quando i punti in gioco aumentano e soprattutto il campo si ingrandisce. Restando al secondo posto, poi, parliamo ora di Orican il Divinatore, colui insomma che legge il futuro. E diavolo se questa mia descrizione si sposa bene con il personaggio e le sue abilità. In confronto a un normale cronomante,
Orican picchia decisamente meno, avendo solo un'arma da mischia, quindi niente profilo da tiro, ma che anch'esso impedisce i tiri in vulnerabilità quando colpisce. Importante. Anche lui è invulnerabile al 4 e l'abilità cronometro, che però viene chiamata come Master Chronomancer. Inoltre, grazie al suo potere di preveggenza e l'abilità colpo prescente, Orican anticipa letteralmente le mosse in mischia del bersaglio, colpendo sempre per primo. Durante la fase di comando, inoltre, grazie alle stelle son veritiere, tirando un dado possiamo cambiare il profilo di Orican rendendolo più forte, più resistente, più abile nel colpire, però lasciando invariate quelle che sono le sue ferite che ha addosso. 100% flavor for the win. In quanto personaggio con nome, Orican ha un tratto del generale obbligatorio che gli dà Feel No Pain al 5 più e un'aura di 6 pollici per migliorare i nostri test di morale. Ok, pronti al gran finale? Primo posto? Beh, ovviamente per esclusione rimane lui, il Tecnomante. Torniamo ad avere un roster di armi più scarso, decisamente più scarso rispetto a quelle di un cronomante, ma sono sempre comunque armi d'assalto, utili per avanzare e sparare nello stesso turno, e non sia mai che quella ferita, quel danno extra, riusciamo a toglierlo lo stesso. Se guardiamo la sua abilità, ci rendiamo conto del perché. Se guardiamo la sua abilità, ci rendiamo conto che il Tecnomante fa una cosa soltanto, ma la più importante di tutte. Rianima i modelli morti in un'unità base entro 6 pollici da lui. Fino a poco tempo fa era decisamente il modello di cripte più prescelto perché poteva rianimare i menhir del Re Silente, rendendolo sostanzialmente una macchina da guerra ancora più inarrestabile di quanto già fosse. Fortunatamente Games Workshop si è accorta di questa cosa e ha rifaccato questo piccolo dettaglio nell'ultimo Balance Translate. Inoltre, l'abilità Riti di rianimazione, se bersaglia un'unità di Necron guerrieri, permette di rianimare non solo un semplice modello, un singolo modello da quell'unità base, ma di rianimare di 3 modelli di guerrieri morti. Puro value in campo, perché poi ovviamente ci andiamo a sommare i protocolli di rianimazione e insomma capite che i Necron il campo lo tengono bene. Le sue opzioni di customizzazione sono due. Il mantello Canoptech gli raddoppia il movimento e conferisce la keyword volo. Inoltre gli consente di riparare i veicoli. Per 10 punti extra, però, invece possiamo equipaggiarlo con un nodo di controllo Canoptech e generare un'aura intorno a lui secondo la quale tutti i Canoptech hanno più uno a colpire. Tanta roba, ragazzi. I Canoptech normalmente colpirebbero sempre al 4 più. E questa abilità, unita al fatto che il tecnomante possa sparare anche dopo aver avanzato, che è anche un altro modo di dire che può rimanere vicino alle varie unità che vuole buffare e o riparare e rianimare, in questo momento capite che è un miscuglio di sinergie che lo rende il Cryptek number one. Questo modello, tra l'altro, può scegliere tra due diversi Cryptek Arcana, l'alveare Finatelico che, una volta per partita, consente di usare i riti di rianimazione anche sui pretoriani del triarcato o sui personaggi dei culti, dei vari culti distruttori. Almeno io ho avuto modo di interpretarla così dal codex, anche se avrei qualche dubbio sulla mia interpretazione di questo arcana. L'altro invece è il sovraccaricatore di sicurezza che aggiunge un attacco ad un'unità di Canoptech scelta nella fase di comando entro 9 pollici, oppure aggiunge D3 attacchi se l'unità porta la keyword mostro Canoptech, quindi Canoptech Reanimator, Canoptech Spider e Canoptech Doomstalker. Ah, un sacco di sinergie, un sacco di cose che funzionano avendo vicino quello, muovendosi da una parte o interagendo con quell'altro, quel genere di cose che a me fanno sbavare. Però ragazzi, abbiamo finito. Oppure no? In effetti manca ancora un modello, un personaggio con nome che è anch'esso un tecnomante chiamato Illuminor Zeras. Io adoro Zeras, un modello bellissimo che gioco nel mio esercito di Necron e che nella sua costruzione mi ha permesso di scoprire nuovi e interessanti bestemmie ed imprecazioni perché è dannatamente complicato da montare, ragazzi, è una roba che vi giuro non avete idea. Ha un tratto del generale obbligatorio che riduce di 1 tutti i danni che prende ad un minimo di 1. In quanto tecnomante, poi, può usufruire dell'abilità Riti di rianimazione
e fare esattamente quello che farebbe un tecnomante normale. Inoltre, grazie al potere Illuminor, da cui appunto deriva il suo nome, deriva il nome del potere, non ho indagato, devo essere onesto, può usare quell'abilità una seconda volta a turno, ovviamente su un'unità diversa però. Tanta roba, ma non finisce qui. Entro 12 pollici, infligge danno da pericoli del warp ad ogni psionico che fa un doppio numero durante il test psionico e non solo per i doppi 6 e per i doppi 1. Quindi un 4-4, pericoli del warp. 3-3, pericoli del warp. Quindi figo. Possiede la classica arma d'assalto di ogni cryptek che però infligge D6 ferite a forza 8. E poi, alla fine della fase di movimento, con la sua abilità migliorie meccaniche, può dare dei buff particolari dell'unità base vicina a lui che durano fino alla fine della partita. E che possono essere ovviamente cumulabili. Inoltre, come se non bastasse, se distrugge uno o più modelli in mischia, post fase di lotta può usare le migliorie meccaniche una seconda volta, e non necessariamente sempre sulla stessa unità di prima, basta che sia entro 6 pollici. Oh, quante tante cose, tutte per un costo più che accettabile, a mio parere. Parlando di pareri, poi, quante sinergie, quante belle cose, tutte queste cose a me piacciono un sacco. Questo comunque era il mio parere. Ora sono curioso di sentire il vostro. Concordate con la mia classifica? Cos'è che avreste cambiato? Una domanda che mi faccio io e che vi faccio, vi giro questa domanda è: secondo voi, cosa potrebbe cambiare in futuro? Essendo che purtroppo non posso chiederlo né a Orican il Divinatore né a Games Workshop, sono curioso, discutiamone un pochettino tra noi, come si evolveranno in futuro con le prossime Balance Translate o con la decima edizione? Come saranno i cryptek del futuro secondo voi? Fatemelo sapere nei commenti nel video, ci vediamo alla prossima volta!